Augusto Cecchinelli, delegato dell'Associazione Italiani all'Estero, se lei dovesse sintetizzare in punti essenziali tutta l'attività di questo congresso. Un risultato molto molto positivo, perché è partita finalmente in maniera concreta la nuova stagione del CRAM. Il fatto stesso che abbiamo utilizzato l'ultima giornata per riunire le commissioni e per preparare il lavoro settore per settore per il funzionamento del CRAM dei prossimi anni ne è una riprova. E devo dire anche con soddisfazione che questa volta gli attori principali sono stati gli emigranti, a cui sostanzialmente noi chiediamo, come CRAM chiediamo alla Regione Abruzzo, di essere un po' i rappresentanti della politica estera abruzzese, quindi di affidare con fiducia, perché lo hanno dimostrato nel tempo, questa rappresentanza diplomatica all'estero. Quindi dobbiamo fare in modo che all'estero, quando si parla dell'Abruzzo, gli attori siano i nostri emigranti. Ecco, però se volesse fare una critica a questo congresso, a come si è svolto, a problematiche che sono venute fuori durante la discussione? Se devo fare una critica, devo dire che ancora bisogna vincere qualche resistenza all'interno dei rappresentanti del CRAM, per far capire che una nuova stagione è partita e che quindi bisogna avere un approccio alle problematiche dell'emigrazione di tipo diverso, non più tradizionale. Capisco tante persone che sono 20 anni, 30 anni che fanno la politica dell'emigrazione e tutti ne siamo grati di questo, ma c'è anche una nuova generazione che va avanti, che vede al futuro e all'immigrazione in maniera diversa, perché le problematiche sono diverse, e di questo dobbiamo tener conto con fiducia. Ecco, occorre che anche, diciamo, qualcuno che ancora non crede che sia cambiata la stagione ne prenda atto e con fiducia si affidi a questa nuova fase.